Benvenuti a Linea di Confine. La storia che vi racconteremo oggi si svolge nel cuore di San Ciro, ad Ischia, dove nel passato si trovava la bottega di Vincenzo, uno degli ultimi calzolai rimasti sull'isola. La sua storia è intessuta con l'odore della colla, un aroma che ha segnato la sua vita fin dall'infanzia. Cresciuto a Barano, Vincenzo ha imparato l'arte della calzatura fin da giovane. E poi si è spostato qui nel cuore di San Ciro. Vincenzo però ha anche una passione, quella per la bicicletta, oltre a quella di un mestiere che ha plasmato le sue mani e la sua mente. Adesso lo andiamo a conoscere. Buongiorno signor Vincenzo. Sì, noi siamo molto felici di incontrarla perché lei è un'istituzione, rappresenta uno degli ultimi calzolai sull'isola di Ischia. Quasi. La mia famiglia viene da cinque, da me, da cinque, quattro maschi e una signorina nati, e un paio sono morti pure, e comunque. Ma all'epoca era triste la vita. Mio padre se ne andò in Spagna perché aveva una sorella suocera, Monaca, e se ne andò in Spagna e ha lavorato nei carboni sottoterra. Poi venne qua malato pure, perché all'epoca, se parliamo dal 55, io avevo 10-11 anni, c'avevano la terra, queste e quell'altra, e facendo tutti i lavori da un uomo. All'epoca si mettevano i viti, facevano il fosso mezzo metro sotto per mettere le viti, insomma, e c'avevano una proprietà a Mondovetto, dove sta la sorgente che porta l'acqua a Fiaiano, là sopra. All'epoca avevano 10 anni. Mia madre ci metteva una sacchetta e diciamo di munnezza e 3-4 di noi, 3 frati, noi andavano a Mondovetto là sopra, 5-6 km a piedi, e all'epoca c'era, mi ricordo sempre, c'era anche la neve. Morì che sta qua a 11 anni mio padre. Una bella bambina. Sì. Ma proprio di questa è nata un'altra che si chiama Elena, che è la mamma. E questa qua è mia madre. Come si chiamava? Io conosco Anna e viene da Sant'Angelo. E faceva la casalinga? Sì. Suo padre? E questa qua. Come si chiamava? Nicola di Costanza. Questa sì. Questa è pure la nonna. E questa qua è... questa qua Monica sono io. Ecco, questo è Benedetto, un altro fratello. Questo è Domenico. Tutti maschi. Tranne questa sorella. E questa qua poi morì e nacque un'altra. Che non c'è in questa fotografia, come no, si chiama? No, non c'è. Elena di Costanza. E quindi suo padre. E poi ci manca anche un altro maschio qua che si chiama Rocco di Costanza. Che sta a Barano? Sì, sta a Barano. Sì. A 15 anni ho avuto la pneumonite. Quindi si è paralizzato? Sì, io... La poliomielite? La poliomielite. Io lavoravo per forza all'epoca. E lavorava a Ponte Molino a Barano, dove stava la prima dove si facevano le pizze. La Franceschina al Molino a Vento si chiamava. Stamattina lavoravo e le gambe non andavano più bene, alle 11 di mezzogiorno mi piegavo a terra, cose. Un massimo mi metteva vicino un marmista, mi metteva il rigiolo vicino un ruggiolaio, diciamo, e non andava bene. Poi la sera andavo a casa, ci stava una scalinata di 15 gradini e mi metteva 73 botte. Allora, una volta lunga, alla mattina mia madre mi venne a chiamare, dice, voi a lavorare. Io non voglio dire tutto. Non riuscivo a camminare, ovviamente.
Allora, mi dice che il problema mia madre, cioè, mi alzo più tardi, non ho voglia di lavorare. All'epoca sei in un'altra stanza giù e mia madre faceva un pane all'epoca, sei in un forno di 7 pannelli tutta la settimana. E stava lì imbastando, faceva, dice niente abbasso, diciamo, scende di giù, come arriva giù nella stanza, boom, casa. Svenì, mia madre, all'epoca mio padre lavorava a Barano, diciamo faceva spazzine, questo e quello. Mia madre, diciamo perché, allora, poche parole, subito mi portai a Napoli, ma è stato un po' pesciato. E mi portai a Napoli. A Napoli sono stato con Lugna, 10-12 giorni. Siamo andati a casa e mi ha detto che mi veniva a mangiare, questo e l'altro, perché io prima avevo 15 anni, 16 anni, forse nello sviluppo mi prendeva. E da lì, dopo un anno, perché voglio dire un'altra cosa, allora prima andavo a collegarmi, mia madre diceva, dice prega a Padre Pio. Voi siete molto devoti, io so che voi avete nel vostro portafoglio sempre una foto con voi di Padre Pio, perché siete uscito, diciamo, da questa situazione della poliomielite e voi pensate per un miracolo di Padre Pio. Io voglio spiegare, allora tutte le sere mi dicevo sempre questo. Allora, un giorno mi sono sognato, sempre la permonita, sempre lì che io non potevo camminare e ogni mattina provavo se mi potevo alzare, che uno è giovane, capito? Quando uno è giovane vorrebbe fare... E tutte le mattine, allora mi sono sognato come mio padre mi ha portato lì con la mano, diciamo padre Pio è uscito dal suo convento, mi vide e mi vide così e poi nell'apparizione l'hai finito. Al mattino mi sono trovato in piedi, vi siete alzato? Mi sono trovato tutto bagnato. Di sudore? Tutto bagnato mi sono trovato, no? Ma senti, siccome io provavo sempre di alzarmi vicino alla sedia, mi sono alzato. È stato un miracolo proprio. E perciò è lunga la mia vita. Ovviamente non ci credevate. Poi è passato 2-3 mesi che io poi non potevo camminare, che camminavo come un bambino di latte, capito? E dovevo camminare con la sedia per equilibrarmi, 3-4 mesi fermi, capito? E allora, poi dopo un anno, allora disse, povero mio padre, senti, mi dice, ma devi trovare un lavoro, devi imparare il calzolaio. Ah, quindi lì è iniziata questa vostra... Appunto, no? E avevo 17 anni, ecco. E siete andato a Barano, Barano c'era un calzolaio, in una bottega, perché così si faceva nel passato. Sì, la bottega. E tanto si lavorava, però, si prendevano scarpe nuove. Insomma si lavorava, se ne c'erano i calzolai, si lavoravano tutti quanti, non ci stavano nel Effettivamente adesso i tempi sono cambiati. Capito? E poi, dopo, diciamo dopo 2-3 anni, a 20 anni, 21 anni, sono sceso qua a Via Roma, uno mi disse, cioè, se vuoi venire a lavorare a Via Roma, Daniello, il calzolaio. Sono stato anche un anno a Via Roma a lavorare. Aniello senza gambe, aveva realizzato, c'è stato un anno. Poi dopo un anno, diciamo, ho aperto la calzolaia a Piedimonte, dove stava la farmacia. Ecco, sono stati 7 anni. Poi, chi erano i clienti che venivano? In quei tempi là tutto si aggiustava, tutto ovviamente. Aggiustava, ragazzi, uomini, faceva in ordinari sandali che doveva fare, questo e quello. E poi siccome che io poi sai, uno pensa sempre quando uno è giovane, no?
mi ha cominciato a camminare, pensa sempre, dice qua non si può stare più bene perché se mi ha fatto una famiglia, qua non me la posso fare. Lei è arrivato a San Ciro, l'ha fatto anche per diciamo migliorare le sue condizioni economiche perché era centrale San Ciro. Sì. E poi ci sono parecchi anche concorrenti che si lavoravano, che ci stavo solo io. Ora ci sono solo io. All'epoca c'erano anche vendendo le scarpe, cose. E stavo un calzolaio qua, si chiamava Sirabella. E lui se la seppe, diciamo. Se l'ha presa perché lui voleva che io stava, andava anche a denunciare al comune e venne a verificare qua se io la licenza stava a posto, insomma. Quindi qui arrivavano soprattutto chi? Turisti? Sì, i turisti all'epoca si lavorava molto, vuole sapere, con i napoletani, questi e quell'altro, e diciamo i francesi, i tedeschi, all'epoca vengono pochi niente i tedeschi, e si lavorava così. E lei si ricorda il primo lavoro che ha realizzato, cioè la prima volta che ha fatto una scarpa? Ma quando stavo a piedi, poi è finito questo lavoro, quando stavo a Piedimonte. Era giovane, era no? Era giovane, 21 anni. E che cosa le diceva il suo maestro per insegnare? No, io mi sono andato da giovane, da Mimma a Brane, e mi sono andato. Sono stato 3 anni con lui. Siccome all'epoca eravamo giovani, ci volevano i soldi in tasca, uscivano con gli amici. E sono andato anche a fare il contadino, a zappare, insomma a fare tutto. Mi chiamavano, mi dicevano andiamo, vieni per tu. Però la sua prima scarpa completata se la ricorda? A 21 anni, sì, fece uno stivaletto, un amico di Buonopane, mi diceva uno stivaletto, vabbè. Io se hai fa male uno stivaletto, e ce lo fece, dai, aveva 21, 22 anni. Qualche scarpe, sandali, queste, e poi mano a mano tutto questo lavoro è finito. E quali sono per esempio gli attrezzi che usa solitamente un calzolaio? All'epoca c'erano molti attrezzi, ma ora non c'è nemmeno poco e niente. Faccio vedere i coltelli. Mancano parecchi attrezzi, perché per ammontare una scarpa bisogna mettere sulla forma, poi tirare qua, tirare lì per ammontare sulla forma, perché tutti gli attrezzi non c'ho proprio niente, per dirti la verità. Come si chiama questa specie di attrezzo dove avete poggiato la scarpa adesso? Queste qua, sì. Quella forma. Sì, questa è la forma. Sì, la forma del piede. E mi dicevate che ha tanti anni questo 65 anni fa. E anche tutti, perché altri ragazzi a Piedimonte venivano dentro i negozi, prendevano la forma e si mettevano qui me la ruppero, questa qua, me la ruppero tutti i bambini. Perché c'erano gli apprendisti. Perché questo è chiuso, perché subito si rompe questa qua. Questa qua, hai capito? Quindi è uno strumento allora, molto delicato. Allora, se mettiamo pure la direttiva, non è venuto là per sé, parlavano, sì, le bambine 3-4 anni mancano da me, tanto per dire, bambini. Però loro non lo sapevano se rompendo. Questo è chi? Siccome tu dai una martellata un poco scorretta, e si rompe. E questa poi qua, il martello ovviamente pure e questa usate. Qua me la fece fare da un falegname, questa qua, perché ce l'ho pure quella di chisse come questa, siccome che all'epoca avete questa polemonite, eccetera, eccetera, me la fece fare di legno. Meno pesante. Meno pesante e non era freddo quando appoggiava sulle gambe. Avete com'è? E questa pure ha 65 anni, questa qua.
diciamo sono degli attrezzi che lei ha da tanto tempo. Oltre a questo 60 strumento, anni, che... 60 anni, sì. Come si chiama questo strumento? Quale, questo? Diciamo, si chiama il piede per aggiustare le scarpe. Okay. E poi c'ha un martello. Il martello è questo. I coltelli sono questi qua d'acciaio, perché se ne sono d'acciaio, quando tagli il cuoio, all'epoca si tagliava sempre il cuoio, si lavorava col cuoio, ora non si taglia più col cuoio. Oltre i 30 anni che il cuoio io non la uso più, la uso soltanto quando si fanno i sandali qua. Ma lei usava anche le centrille? Anche le centrille, le mezze. E che sono le centrille? Le mezze lunette. Che sono dei chiodi? No, le mezze lunette sono come la mezza luna. Mm. Quando manca la luna, si metteva il dito di tallone, perché le persone consumavano dietro. Mm. Allora venivano, dicevano, vincevo, può mettere la mezza lunetta dietro il tallone. Quelle mezze lunette erano di ferro. Diciamo ovviamente di doveva prendere le misure. Come no, si no, prendevano no, le misure erano per fare già scarpa. Preparate, le mezze lunette. Soltanto, per fare la scarpa doveva prendere le misure. Certo, mia amica si faceva così. Tutte le misure si prendeva. Senza misure non si faceva così. Si sedeva, si metteva la misura dietro, avanti, sul collo, sulla pianta. Tutto questo era un lavoro molto impegnativo. Quanto tempo ci metteva per fare un paio di scarpe? Ci volevano 2 giorni. Giorno e notte? No, giorni, perché poi noi lavoravo un po' alla volta. Andavo lì, lavoravo 1 ora e mezza, 2 ore, e si metteva a posto per far asciugare, per fare cose. Poi cominciavi dopo, anche 3 giorni certe volte, però non si metteva lì e finiva la scarpa, capito? Comunque un lavoro di pazienza, certo, poi la persona doveva venirla a misurare di nuovo. No, per vedere. No. Andava bene direttamente? Direttamente finito. Che cosa sta facendo in questo momento? La signora mi ha chiesto, dice, io non posso camminare perché il piede se ne va avanti, sono troppo bassa avanti. Allora io, lui suggerite di mettere una soletta poco più doppia, perché c'erano le solette normali sottilissime per non scivolare. Allora io suggerite mettiamo una soletta più doppia, che il piede sta un poco più alzato e se ne scende avanti. Quindi, che materiale è questo? Questo è un materiale appunto per mettere sotto le scarpe, fare i tacchi in mezza soletta, secondo uno quello che vuole, capito? Tutto a disposizione. Vediamo cosa fa. Allora io taglio questi qua per mettere a misura della scarpa. Misura, sì. Misura della scarpa. È un lavoro abbastanza delicato, secondo me. Credo che questi coltelli siano pure taglienti. E taglio, ecco qua, taglio così, e si taglia sempre, poi sempre destra e sinistra, certo. Perché se sbagli a tagliare può fare anche 2 sinistre, quindi devi sapere anche misurare la cosa, appoggiare sulla scarpa, ecco. Lei è sempre a contatto con vari materiali, sì. La colla, il cuoio, che hanno anche degli odori particolari. Sì, sì. Però sono danni, bisogna stare sempre attenti, non usare con le mani, perché sono anche liquidi dannosi per la vita. E si può anche nel tempo avere dei timori, questo e quell'altro. Sta scritto. Allora io mi sto sempre attento, varie cose bisogna sempre attente a lavorare con l'occhio aperto. Ma lei come lo vede il futuro di questo mestiere oggi? Il futuro di questo mestiere qua sull'isola è finito. Ma quindi lei fa questo tipo di lavori, ma che differenza c'è tra una scarpa realizzata totalmente a mano e una di quelle che andiamo a comprare, per esempio? Del fatto a mano, all'epoca si lavorava tutto col cuoio internamente, cucito,
internamente si cuciva davanti in tira, così. Una volta Mimmo a Barano disse, sai, la regione, anche per lui, vincere, vediamo a chi finisce prima la scarpa, a cucire, no? Una gara. C'è tutto, capito? Tutto, è sempre... insomma, guarda, è una storia lunga. Ma lei ha insegnato il suo mestiere a qualcun altro? No, soltanto a mio figlio, questo qua, se imparano qualcosa, ma ora deve andare nella fabbrica, mi sembra, a 7-8 giorni si imparava varie cose. E quindi, diciamo, essere figlio di un calzolaio è anche positivo perché già conosci qualche cosa. Per certo, esempio, così possono certo mettere queste solette, vediamo sì, come sì lo facciamo. Ma lui piano piano si impara, già si sa fare qualcosa, però siccome dico, voglio, tu ti vuoi imparare qualcosa, fai, comincia a fare questo e quell'altro. E siccome forse se ci dispiace che io, diciamo, dice papà tu fatica ancora dopo, non ne prego. Che lei poi lo fa molto per passione, sì, per no, amici, lo perché ormai per, lo faccio per non lui lavora più con no, questo, non è un mestiere no, per lei. No, ma io molto tutto di mezzo della vita ho donato tutto a lui, è già sono 10 anni. Vengo qua per aiutarlo un po', ma questo e quell'altro. Facciamo vedere quindi come realizziamo questa soletta alla scarpa, al sandalo. Questo giaro? Era un sandalo. Ah, sta qua, eccola qua, guarda. Questo viene il lato destro e questo è sul lato sinistro, vedi? Sì. Invece questo qua deve venire sul lato qua, eccola qua. Quindi è l'altra. Viene così, vedi? Viene così, ecco qua, accendo, poi bisogna pulirla per bene, guarda, e si fa questo. Viene messa così, bisogna incollarla e poi di finire un'altra volta. Adesso incollate questa sola? Sì, sì, sì. E poi bisogna finire, tagliarla attorno e bisogna di finire un'altra volta qua sotto. E invece questo strumento che ha in mano? Questo qua l'ha comprato ora mio figlio. E questo all'epoca, quando si facevano le scarpe, veniva montate questa qua sul cuoio e questa qua tirava quando si faceva nelle scarpe, acchiappava la pelle e si tirava. Una sorta di pinza. No, questo si chiama becco. Ha un nome di porci, mi è sudato ora. Questa qua l'ha comprato. È nuova, questo quando si faceva nelle scarpe, non l'ho vista e qualcosa di dimenticato. Ma invece alle sue spalle c'è una macchina, sembra una macchina per cucire, che questa cos'è? Qua. Questa è la macchina per cucire quando si scusa, come ti faccio vedere? È a pedale. Sì, 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 a pedale. Piano macchina piano, a seconda il pellame,
Se è leggero, allora andrà piano piano, che poi fa il salto punto, diciamo, non cucia bene. Allora ti e la devi correggere con la mano qua, vedi? Certo. Questa qua. Poi alzi, tira e fai così e si taglia. Certo che questo mestiere si può dire che le ha cambiato un po' la vita. Ecco qua. Ecco. Si può dire che questo mestiere le ha cambiato la vita. Certo. Perché comunque penso che sia anche una passione, no? Non è un qualcosa. No, che... ma sì, sì. Quando lei, diciamo. È stata una passione, però non era inserita nel mio giro, perché io facevo altre cose, era il bambino. Una che ne sa quando ci viene questo e quell'altro. Certo, mi sono appoggiato a questo lavoro. Ed è stato importante, perché poi era anche di mente, di creatività, certo, appoggiato. Doveva creare, no? Le scarpe, certo, le cose. E bisogna quindi... lavorare, allora uno si deve impegnare, perché uno diceva, cioè, a stagione, fammi stupare il sabato, fammi stupare il santo, anche se avevo 22 anni, però ci metteva la mente. Certo, perché comunque questo dobbiamo dire, il lavoro dell'artigiano è molto diverso da quello fatto in fabbrica, perché c'è la creatività, c'è la mente, non verrà mai un sandalo uguale a un altro, una scarpa uguale a un'altra, è unica. Certo, ma è così, è così. All'epoca era così. Purtroppo io ero 21-22 anni, andavo a Napoli a comprare la pelle. E tutte quelle cose che servivano per il cantolato. Ma dove si andava a Napoli? C'erano zone, credo. Mo non c'è più, si andava a Poggio Reale, non so se sapete. All'epoca c'era una grande piazza, si mettevano tutte le calzature, vendevano scarpe, suole, insomma, trovava tutto lì. E andavo lì, 22-23 anni, e ho combattuto la vita. Non davvero? Dire molto, mi sono invecchiata nella calzatura. Questo sandalo che mi state facendo vedere l'avete realizzato voi completamente a mano? Sì. Quindi l'avete messo nella aspetta, forma? Aspetta, aspetta. Ecco qua. Ora si compra tutto per vantaggiare il lavoro, no? Non bisogna fare tutto. Per esempio, noi compriamo già le solette preparate. Perché uno deve essere veloce per una giornata, per tanto, non puoi mettere una giornata, mentre una giornata lavoro in genere, una giornata può fare anche 5-6 paghi. Se vuoi cominciare da un lato, puoi fare un paio di sandali, capito? Certo. Allora deve essere tutto preparato. Allora dice, cioè io lo voglio così, due striscette, nere, blu, bianco, eccetera, eccetera, 38, 39, secondo. 37, capito? Quindi voi avete queste forme in base al numero del piede, certo, ovviamente, certo. Questo è un 38? Sì, okay. questa qua sì, ma poi diciamo, secondo il piede, uno viene il piede snello, allora invece di prendere 38, prendi 37, hai capito? Uno deve guardare anche la situazione del cliente che viene. Poi tagliate il cuoio? Sì, ovviamente. Sì, poi bisogna fare i buchi nelle giuste posizioni, che il dito piccolino, sai, viene qua, deve uscire giusto qua, fare tutto nelle parti essenziali, preciso, che va nelle parti essenziali. Poi ci aggiungete pure la fibbietta. Sì, la fibbietta, questa la aggiungo solo io, li faccio io, le fibbiette, e tutto è fatto a mano. E quanto tempo restano, per esempio, in una forma? No, che devono prendere la forma del piede? No. Pure una mezz'ora e un'ora, quindi quando si fa, tanto già preparato ci metto un'ora e mezza, tanto per dire.
Sì. Hai capito? Ecco, un'ora e mezza, tu vieni 5-6 clienti, dice, e mo fra un'ora e mezza, 2 ore, non ti preoccupare, lo facciamo. Perché è tutto preparato, se non sei preparato, non puoi fare niente. Il bello di questo lavoro è che si ha un rapporto diretto con il cliente. Non è che il cliente viene, vede una cosa, la compra, la paga e se ne va. Ci si parla, ci si prendono le opinioni, sì. Cerca di personalizzare certo, il prodotto. Certo. Abbiamo una busta qua piena di colori, vedi? Con i vari colori dei vari colori di set, da donna, da uomo, vedi? Quella busta lì, e uno dice, a me mi piace blu, azzurro, argento, oro, e allora deve quasi tutto, e capito? Non deve aspettare, sennò... Ma lei cosa vorrebbe dire, per esempio, a un giovane che vuole incominciare un'attività come no, la ma... sua? Nessuno. Qual è il consiglio? Come si dice, io quello è un buon calzolaio, in sì, base ma... a cosa capisci che una persona è un bravo calzolaio o no? I clienti che portano a fare il lavoro, loro li capiscono, che vedono, controllano, fanno, e tante di quelle alla Cina lo fanno e vedono dove sta lo scarbo, e capite? Te lo dicono, mica non è così come dite voi. E bisogna fare il lavoro sempre preciso. E cosa consiglierebbe a un giovane? Uno che deve cominciare. Da cosa deve cominciare? Da zero. Quindi deve andare in una bottega, tipo deve venire da lei. Lei che cosa gli insegna per prima cosa? Io quando sono da insegnare, quando avevo 16 anni e mezzo, 17 anni, il mio maestro stava a sede, stanno tutti i codini a Rinda, si lavora in un'altra maniera, e se, mi faceva sì, i codini si strutturavano, diciamo, e faceva pure attrezzo. Che poi costava, capito, no? A quei tempi la vita era tutta un'altra... È tutta là, prima di maneggiare il coltello, questo e quell'altro, passavano 3-4 mesi. E non è che dici là bella bella. Ma eravate in tanti? No, solo io. Poi veniva pure un altro, i padri per passare a mezzo alla strada. Andavo lì. C'erano pure momenti di divertimento, no? Vi facevate le risate, qualcosa andava a finire storto. Allora diceva questo amico qua, poi quando ci trovavano insieme, no? Adulti. Vince, ti ricordi quando c'è un massa? A spazio, lucida bene le scarpe, capito? Dice questo amico mio. Quando era perché adulto. Cioè, era pure importante lucidare, poi dopo la scarpa una volta creata uno la deve pure lucidare, capito, sistemare, pulire, dice, quindi... Beh, adulti in che senso? Dopo 20 anni ci trovavano, sì. Io mi ricordo quando Mimma dice lucida bene le scarpe, capito? Era severo questo Mimmo? Mimma, però sì. Sì. È severo nel lavoro, si intende. È un bravo maestro, era. Io comunque so che lei, oltre a essere un bravissimo calzolaio, anche uno sportivo nonostante la poliomielite, sì, e io sì. Ho una bella foto di lei che ha vinto una coppa, sì perché lei è un appassionato di ciclismo. No, sempre il fatto che avete la poliomielite mi detta anche allo sport, perché per fare diciamo dare i muscoli più forza, perché mi diceva sempre e mi dette anche le sport queste, che la bicicletta, andare a fare il giro dell'isola, ho fatto le corse fuori 600 quindi km. Si allenava, certo, perché un giro dell'isola è tanto, all'epoca all'epoca fece di allenamento alla mattina, fece due giri dell'isola, però sempre poco. Due però erano sempre. E quanto tempo ci voleva in bicicletta a fare due volte all'isola? Io all'epoca ci mettevo un'ora e 15.
cioè in allenamento, l'ora e 15. Quando facevo due, mi mettevo 2 ore e 25. E questo l'ha fatto per sempre, per tutta la vita, questo allenamento? No, l'ho fatto fino a 35 anni fa. E addirittura è andato fuori a gareggiare, quindi non era solo una passione. Madonna aveva 26, 27 anni fa, vedi qua. Ah, qui ci sono tante foto, tante gare. E quindi in si ricorda quali, che tipo di gara era, dove è andato, in che posto? Perché comunque non sono a Ischia. No, è tutto fuori in aria, fuori alla Campania, questi qua. E penso che era una bella esperienza, anche vinto. Una volta io in pianura andavo sempre male. Perché Nicola, perché quelli là, gli atleti che corrono si allenano soltanto sulla pianura, capito? E fanno in allenamento sui 120, 130, 140 km e hanno le gambe più sciolte. Invece qua, in allenamento qua sull'isola, sono tutte salite. Sì, non esiste proprio. È dura! Sì, ma è dura, ma le gambe non erano sciolte come a Napoli, che vai, e mi rimanevano sempre indietro. E andavo bene dopo 4-5 corse, perché le gambe cominciavano a girare bene. Io alla mattina mi chiamarono, mi dicevano che stavo facendo una corsa a una montaccia, perché poi mi dimetto. Mia madre mi fece un cucci di pane, un pane all'inter, cose di pollo in mezzo al pane, eccetera, eccetera, no? E io stavo seduto a terra vicino a me e mi mangiai il suo cucci, l'ho appena mezz'ora. Mia madre dice, andiamo. Io, sorpreso sono stato anch'io. Quello è buono nel gruppo, andai avanti. Senti, ma che mi rimangi a Nazzi? Tira a me. Le gambe giravano solo, avete capito che voglio dire? E come vi sentivate in quel momento? No, ma io in quel momento non volevo passare in avanti. Perché viene quel momento in cui quasi non ci crede, no, adesso devo fare l'ultimo sprint, Sono rimasto sempre dietro, ma quasi. Le gambe cominciavano a girare solo. Mannaggia, si stiamo come ci fa. E quelli là, sai, e nel gruppo mi andava a toccare andare avanti, perché le gambe giravano solo, mi sento, ma che mi serve? Capito? E una cosa è una sorpresa per me stata. E l'ho fatto per 3-4 km. E quelli là, dopo la corsa, mi sento, ma tu sei uscito fatto a correre quella maniera. E non è colpa mia che le cosce giravano solo. Però che bella cosa! Ed è stato un riscatto anche dal fatto che prima non riuscivate a muovervi quando eravate giovani. È stato veramente una cosa bella. E dopo che là ci portavano a Fecuzzi, belle e buone mi scelgono anche nelle corse in circuito in velocità. E in tutti i migliori, no? Bellissimo. Però la terza corsa, un terzo giro a 100 volte. Però è stato bello partecipare. Sì, ma quelli là, noi isolani, ci possiamo mai paragonare a quelli da fuori. Mai. Poi loro fanno anche molti chilometri. Molti chilometri, poi di pianura, le gambe girano sole, hai capito? Mm. E qua dovevo girare le gambe? Nella salita. Io andavo bene soltanto nelle salite. Gli altri non riuscivano. No, nelle salite. A me dicono che nelle salite stava 500-600 metri addietro, un'altra parte, e c'erano anche benine le gambe. E dopo vari chilometri li presi e cominciava una salita di 3-4 chilometri. 6-4 chilometri, io l'ho presa tutti quanti, sono passati in avanti. Senti chi sta riuscendo. Sono passati in avanti. Poi nella curva, dove stava il traguardo,
c'era la sabbia a terra, io devo girarla, se non posso girare con la pura del canale, passano per quella. E noi giravamo e andavamo avanti, e che la rete girava, decimo, è un buon però io stavo in avanti. Quella sabbia a terra non mi fece fare quelli 100 metri. Ma lei se la ricorda la prima bicicletta che si è comprato? L'ho voluta montare io a pezzo a pezzo. Davvero? Quindi smontare? Davvero? E come ha fatto? Quindi trovo un pezzo, una parte. Dove un pezzo. Li trovava questi pezzi? Insomma. Amici, biciclette dismesse. Quella bicicletta che l'ho presa io a montaggio. E quindi si allenava con quella bici e andava a fare anche le gare con quella bici. Anche le e gare. C'è una foto di quella bici, no, lì vedo delle biciclette. Ah, sì, questa qua. Questa sì, la dobbiamo vedere, noi siamo curiosi di vedere questa bicicletta che si è montata da solo. Questa bicicletta qua. Ed era bella, era una bella bicicletta. Sì, che la colore bianca. Era? La bianca. Era bianca? Ah. E... che scarpe utilizzava per andare in bicicletta? Sono curiosa. Noi ve lo dico subito. All'epoca era un calzolaio, me la fece stessa io. Davvero? Sì, sì. E che scarpa? Come se scarpa la fece? Scarpa posto che... con la bicicletta. Davvero? E come si faceva? Tutti a mano. Inventavo. Non era di cuoio però? No, era di cuoio. Di cuoio? Sì, sì, di cuoio e poi bisogna mettere delle strisciette a mezza... e le cose che non mi trascappavano per non scivolare i piedi davanti e indietro, delle piccole cose che rimanevano incastrate la scarpa. Siamo arrivati alla parte finale di questo racconto. Sì. Abbiamo raccontato per sommi capi la sua storia, ma lei, che è stato tante cose nella sua vita, no? Ha cominciato come... mi ha detto in un panificio, poi è stato un apprendista, è stato un calzolaio, è stato un ciclista. Guardando la sua vita scorrere davanti ai suoi occhi, ha avuto gioie, dolori, anche questa malattia da cui ne è uscito vincitore, sì. Vincendo anche tante gare di ciclismo. Sì, sì. Vincendo ecco. Tante gare, no. Poche gare, però era la mia soddisfazione. Fazione, ovviamente. Di andare a vedere le mie gambe, ho fatto anche dei giri all'isola a piedi. Sì, anche quindi proprio come sportivo. Con gli altri concorrenti, 100-150 persone, sono arrivate sui 30-35. E cioè ecco, non messo quindi dure, guardando dure indietro tutto quello che lei ha fatto, sì. Lei è contento? L'ho fatto sempre per le mie cose, dico, il Signore mi ha dato il mio, io devo finire il mio compito. Bene, e il Signore veramente le ha dato tanti soddisfazioni, perché anche una persona apprezzata, amata, sì, sì. Soprattutto per questo lavoro che è stato anche un qualcosa che l'ha incoraggiata, no? Nella vita, certo, l'ha impegnata. Quindi vorrei concludere questa puntata con una frase di Carla Fendi. L'artigianato ci fa sentire radicati, ci dà un senso di appartenenza e ci connette con la nostra storia. La maestria espressa dagli antichi mestieri è da salvaguardare pari alle opere d'arte ed è quello che noi abbiamo fatto con lei, perché il suo mestiere ha una grande importanza. Quello che lei crea è una sorta di opera d'arte. Noi vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo il signor Vincenzo per averci raccontato la sua storia e ci rivediamo nella prossima puntata. Grazie.